comune dovrebbe pagare noi, no, che fanno il biglietto noi, questo servizio così. È scandaloso perché Roma apre le porte adesso il Giubileo e non è una capitale europea. I'm not sure if it's the right bus though to go to Vatican. Did you ask to some driver? We're trying but we're not able to talk to them. There's too many people. È una mattina di lavoro a Roma. Come sempre, gli autobus sono stracolmi. A complicare le cose si aggiunge però una difficoltà in più, tanto che ora è impossibile salirci. I turisti sono disorientati perché non sanno come giungere a destinazione. La metropolitana è bloccata. È crollato il controsoffitto nella stazione di Piazza di Spagna, per fortuna senza feriti. The metro isn't functioning. We have to take a bus. And you know where it is? No. Avere informazioni su come spostarsi qui nella città eterna che si prepara ad accogliere 33 milioni di turisti in vista del Giubileo è praticamente impossibile. Tra autisti indaffarati con il proprio telefonino che non sanno rispondere e chi preferisce sfoggiare un'amara ironia. Tra quanto arriva? Ai. Ehi! Una domanda forte. Tu hai giocato i numeri a Superenalotto. Insomma, raggiungere la propria destinazione con i mezzi pubblici è peggio di un'odissea e la frustrazione dei passeggeri e turisti che non riescono nemmeno a procurarsi un biglietto è palpabile. Fuori servizio. Se poi a questo aggiungiamo la disinformazione dei conducenti, che a volte sfocia in vera e propria maleducazione quando si chiede loro un aiuto, la situazione diventa insostenibile. Per andare sulla Casilina? Da qua. Da qua niente, credo. E vale 5 minuti a piedi la stazione. Vabbè, ma con calma, non si arrabbi. Decide quello che deve fare. Ma quello che lascia davvero senza parole lo sintetizzano queste immagini. Ci mostrano una famiglia di turisti con una figlia disabile che per quasi un'ora viene ripetutamente lasciata a terra da autobus tipati all'inverosimile. Non serve a nulla nemmeno la rampa portatile di cui si sono muniti. Usarla è impossibile per la ressa. Alla fine la situazione si sblocca solo quando decidiamo di intervenire, chiedendo ad un autista di farla salire. Senta, c'è una disabile che sta cercando di salire da ore. Fatela salire. L'autobus, come indicato sulle porte d'ingresso, sarebbe anche dotato di uno scivolo, peccato che nemmeno il conducente riesca ad aprirlo e alla fine la rampa portatile dei turisti si rivela provvidenziale. Le porte si chiudono e quello che resta è l'immagine di una capitale che di europeo ha veramente poco.